Buongiorno amici investitori, buon inizio settimana e benvenuti in questa nuova puntata di Weekly FTSE MIB. Come di consueto, ogni lunedì analizziamo il principale indice di borsa italiana per condividere le strategie operative valide per la settimana in corso. La scorsa settimana le quotazioni del FTSE MIB hanno inizialmente perso terreno, portandosi al test di area 26.900 punti, per poi rimbalzare a testarsi al di sopra della resistenza di breve periodo a 27.500 punti. Il quadro tecnico si conferma a favore dei compratori nel breve termine, in linea con il trend rialzista di più ampio respiro. Di vitale importanza sarà la tenuta della zona di sostegno, compresa tra i 26.900 e i 27.000 punti. Segnali di forza in area 27.500 punti potrebbero dargli via strategie long con obiettivo di profitto identificabile sulla resistenza orizzontale a 28.000 punti. L'operatività ribassista potrebbe essere valutata in caso di segnali di debolezza sul livello resistenziale appena menzionato. In questo caso il primo obiettivo di profitto dei venditori potrebbe essere localizzato a 27.500 punti, mentre un target più ambizioso sul livello tondo a 27.000 punti. Bene, questo è il quadro tecnico del FTSE MIB da parte dell'ufficio studi di investire.biz. Vi ricordo che potete operare anche voi sull'indice di borsa italiana con i certificati long e short di BNP Paribas. Per farle semplice, basta visitare il sito investimenti.bnpparibas.it, nella sezione Certifiche Italeva, Turbo e Mini Future. Su tutte le categorie mettiamo indici, sottostante FTSE MIB, direzione per esempio Long. Ecco che sulla destra compariranno tutti i prodotti dell'emittente francese che potrete utilizzare per la vostra operatività. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione e non mi rimane altro che darvi appuntamento lunedì prossimo per la nuova analisi sul FTSE MIB. Buona settimana e buon trading a tutti.